dice sempre che durante l'intero processo di costruzione del portafoglio è fondamentale ricordare di mantenere la propria diversificazione sopra ogni altra cosa. Che non sia sufficiente possedere titoli di ciascuna classe di attività, di asset class, ma che bisognerebbe anche diversificare all'interno di ogni singola asset class, assicurandosi che le partecipazioni all'interno di una determinata classe di attività siano distribuite su una serie anche di sottoclassi di settori industriali. Ma è veramente sempre così? Un portafoglio perfetto si crea solo seguendo questo aspetto? Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi i link per acquistare sia la versione cartacea che quella Kindle qui sotto, appunto nella descrizione. La creazione di un portafoglio di investimenti viene sempre seguita da considerazioni come quella riportata poco prima della sigla. Diversifica sempre prima di tutto il più possibile. Ma trovo questa considerazione, come altre classicamente menzionate, come spunti di inizio e non come delle regole. A mio parere, se si vuole poi andare a creare qualcosa di duraturo, bisogna andare molto più a fondo alle semplici linee guida. Ad esempio, si dice sempre che non c'è un portafoglio perfetto per tutti, ma un portafoglio perfetto per ogni singola persona, che questo deve essere tessuto su misura per ogni investitore. A mio parere, tutto questo deve partire dal comprendere appieno l'asset allocation. Al di là delle solite considerazioni, quali la tolleranza al rischio, l'età, la condizione finanziaria, a mio parere sarebbero anche da introdurre concetti su quanto questo portafoglio debba essere moderno. E non intendo solo quanto debba essere bilanciato verso l'aggressività o verso la moderazione, ma anche quanto questo debba seguire i trend futuri. Anche un portafoglio moderatamente volatile potrebbe avere al suo interno delle posizioni altamente volatili e tendenti a trend futuri, la cyber security, la robotica, il gaming. E chissà quali altri trend o business trainanti potrebbero essere qui nei prossimi anni. Magari oggi sono dei trend e dopo diventeranno il classico. Queste aziende o questi ETF devono comunque stare in portafoglio? Personaggi come Ronald Reid hanno semplicemente investito per tutta la vita in blue chips company e hanno semplicemente raccolto i frutti della loro costanza senza aver mai osato andare oltre quello che conoscevano. Per cui dobbiamo per forza tutti investire in Apple o Tesla? Oppure Coca-Cola e Costco sono ancora le aziende su cui puntare? Il trend deve essere per forza presente come motore? In fondo, il rally degli ultimi anni ha quasi sempre dato delle soddisfazioni a chi ci ha creduto. Credo che questa sia una considerazione spesso lasciata da parte e che ogni investitore dovrebbe fare per la costruzione del proprio portafoglio. Per cui a questo punto inizia la costruzione del portafoglio. Essere certosini nel dividere le proprie finanze nelle varie posizioni che si sono scelte. Deve essere per forza così, però? O perlomeno deve essere così cinica e precisa la situazione? Ho sentito molti investitori in passato quasi avere una gestione maniacale e religiosa di questo aspetto, ma lo vedo molto limitante. La costruzione del portafoglio, a mio parere, potrebbe essere anche migliorata col seguire degli eventi. Ad esempio, avrei potuto sempre evitare di aggiungere aziende petrolifere o aziende che producono e lavorano il gas. Ma in un contesto, fate un po' il conto come in quello attuale, subito dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, o comunque poco dopo lo scoppio del conflitto, avrei potuto trovare occasioni in quell'ambito e successivamente averne beneficiato nella risalita dei titoli. Attenzione, non intendo dire che bisogna fare trading o una moltitudine di trade durante l'anno cercando di beccare la cosa positiva. Intendo solo dire che avere una costruzione solo rigida e non andare incontro alle dinamiche del momento potrebbe precludere alcuni risultati. Detto ciò, meno tocchiamo il portafoglio, meglio è. Ma ci si deve sempre porre la domanda se le basi iniziali siano solide o meno. Infine, il ribilanciamento. Si perde molto nel non farlo o nel farlo in maniera molto blanda? A mio parere no. Guardate investitori come Warren Buffett. Non è che ha mai pensato che avrebbe dovuto mediare o meno una posizione. Compra solo aziende che per lui sono ottime aziende a un prezzo ragionevole. E a prescindere da ciò, al di là se gli asset fossero obbligazioni, azioni, oro, a mio parere, se si ha bene in mente quali siano gli schemi del portafoglio ed il perché lo si è costruito in un certo modo, il ribilanciamento è utile solo se questo ci fa sentire più sicuri. E se ci riesce a dare una media più vicina a quella che vorremmo ottenere. Ma ricordate che, siccome i rendimenti passati non sono uno specchio di quelli futuri, non è detto che andando a ribilanciare l'allocazione andremo sicuramente a ottenere il rendimento medio che ci siamo posti quando abbiamo creato il portafoglio. Anche perché potrebbe essere che lo abbiamo realizzato e iniziato in un periodo nefasto per quel particolare portafoglio, e questo potrebbe portarci a perderne la fiducia sia in esso,
o magari a fare dei movimenti azzardati che non avevamo assolutamente preventivato. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo, ma per me, come vuoi ben capire, significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Fammi sapere cosa ne pensi di queste considerazioni. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!